Allora, mentre ci prepariamo, io appunto vi do il benvenuto. Buongiorno a tutti. Come ha detto Chiara, io sono Valeria Rapa, sono la Program Coordinator Europe di AVIXA. AVIXA è l'Audiovisual and Integrated Experience Association, ovvero l'associazione di categoria internazionale di riferimento per il settore audio-video professionale. Siamo stati fondati, dunque l'associazione è stata fondata nel 1939 negli Stati Uniti per poi espandersi in tutto il mondo. Siamo gli organizzatori e produttori delle fiere Infocom di tutto il mondo e siamo i coproduttori con Silvia della fiera ISE, la più grande fiera al mondo dedicata alle tecnologie audio-video, che forse come alcuni di voi sapranno, dopo molti anni ad Amsterdam, da febbraio 2021 si sposterà a Barcellona. Per avere maggiori informazioni sull'associazione e su tutte le nostre iniziative, io vi invito a visitare il sito avixa.org e per rimanere aggiornati in particolare sulle attività di AVIXA in Italia e in italiano, vi rimando alle pagine AVIXA Italia su Facebook e su LinkedIn. Come raccontava Luca prima, ovviamente anche noi abbiamo dovuto un po' ripensare a tutta quella che era la nostra offerta formativa e di eventi in questo periodo di lockdown e quindi ci siamo spostati ulteriormente, maggiormente sull'online. E tra le varie iniziative che abbiamo portato avanti ce n'è stata anche una molto apprezzata, una serie di webinar dedicati allo smart working in collaborazione con il team di Red Dream, di cui oggi appunto abbiamo in rappresentanza insieme a noi Simona Orlandi e Roberto Vogliolo. Tema dello smart working sulla bocca di tutti e a cui tutti hanno dovuto fare affidamento, ma non così ben conosciuto come si pensa. E quindi io ora non ruberei ulteriore tempo e lascerei subito parlare gli esperti. Passo subito la parola a Roberto Vogliolo, che oltre a essere il CEO di Red Dream è anche da molti anni parte dell'advisory group di AVIXA, che diciamo farà una chiacchierata insieme a Simone Orlandi su le principali tematiche dello smart working e proprio focalizzandoci su quello sul discorso su cui ha concluso Luca prima di noi, cioè ok le tecnologie, d'accordo l'interazione con appunto le tecnologie e l'online, ma ricordandoci che siamo esseri umani e non può mancare l'aspetto umano e quindi dobbiamo più focalizzarci su uno smart working che sia human-centered. Quindi ora lascio spazio a Simone e Roberto e vi ringrazio. Grazie Valeria, spero che mi sentiate. Quindi direi, io non vorrei rubare troppo tempo, ecco, saluto tutti, vi ringrazio per essere qua presenti. Quello che vorremmo condividere con voi oggi è un pochettino di cose che abbiamo così cercato di sperimentare, ma che abbiamo vissuto tutti in prima persona, relativi appunto agli aspetti che vanno oltre la tecnologia dello smart working. Ed è il motivo per cui oggi qui con me c'è anche Simona, che nel frattempo invito a collegarsi e condividere il video se è riuscita, al posto di quello di Valeria. Eccola qua, benvenuta Simona. Simona si presenterà meglio da sola, quindi non ha bisogno di grandi introduzioni da parte mia, però di fatto all'interno del team di Red Dream è una delle persone che si occupano proprio di questo human factor nell'innovazione, e quindi insieme a lei abbiamo in questi mesi lavorato parecchio con tanti interlocutori a cercare di definire, capire meglio, basandoci anche su quello che dice il mondo accademico, la letteratura, il mondo dell'impresa, su che cos'è questo smart working e che non è chiaramente remote working, cioè non vuol dire solo lavorare da lontano. Allora io direi che oggi il mio ruolo è più che altro quello di lanciare a Simona qualche spunto su cui lei poi ci racconterà delle cose. Quindi il primo che ti lancio, Simona, è proprio questo, cioè cos'è l'essenza dello smart working? Sì, in effetti è una domanda importante, perché intanto buongiorno a tutti, perché in effetti in questo periodo di lockdown abbiamo molto confuso quello che è il concetto di smart working con remote working e lavoro da casa. Di fatto eravamo tutti chiusi in casa, per cui abbiamo lavorato solo da casa, mentre lo smart working ha delle declinazioni molto più ampie. Ma prima di tutto è importante dal nostro punto di vista sottolineare che parlare di smart working significa parlare di un sistema. È un sistema che si basa su, in modo particolare, quattro pilastri, tutti e quattro integrati e molto importanti, che sono sicuramente la tecnologia. La tecnologia è un fattore abilitante fondamentale, senza di essa non può esistere lo smart working. Dopodiché la tecnologia si integra e fa parte anche
di un sistema che include dei comportamenti che hanno bisogno di cambiare. Lo stesso Luca Sancricca prima parlava di come il fattore umano è importante e di come è importante tenere in considerazione i comportamenti vecchi, i nuovi da formare e quindi le modalità in cui porsi rispetto a un modo di lavorare completamente differente, sia per modalità ma che anche per spazi, per luoghi. C'è sicuramente l'ambiente che è un fattore molto importante e gli architetti che sono qui con noi lo sanno cosa significa organizzare l'ambiente per poter lavorare in smart working, ma anche per potersi collegare. Nel mio collegamento ci sono alcuni errori, si vede un televisore dietro, magari la luce non è perfetta, quindi sono tutti elementi che vanno appresi, vanno imparati, sono nuovi e hanno un ruolo importante nell'insieme, veramente possono caratterizzare e cambiare l'esperienza e sicuramente se si parla di smart working non si può non considerare quello che è anche il ruolo che l'organizzazione a cui la persona appartiene e che incomincia ad utilizzare lo smart working ha. Vedremo infatti che smart working significa proprio un cambio di paradigma, un cambio di cultura. Al centro, anche per noi, è fondamentale considerare che c'è il fattore umano, c'è la persona. Cioè lo smart working ha un senso ed è veramente funzionale e produttivo se viene disegnato secondo quelli che sono i principi della human centered design. Quindi persona sicuramente al centro. Per cui se guardiamo all'esperienza fatta durante il lockdown, ci sono alcuni elementi che vanno messi un po', come dire, in ordine. Prima di tutto non era smart working, era veramente remote working o long distance working o comunque lavorare esclusivamente da casa. Per cui con anche una gestione degli spazi e dei tempi un po' particolare. Quello che a volte arrivando anche ad estremizzare poi il tempo trascorso davanti al computer piuttosto che la modalità di utilizzare gli stessi strumenti. Quello che ci ha dato di buono effettivamente questo periodo è che sicuramente ci ha spinti tutti verso un mondo tecnologico e digitale al quale non tutti stavamo guardando nel modo corretto per le potenzialità che ha e per la funzionalità che può avere. Quindi questo periodo dell'impossibile possibile ci ha mostrato che è possibile usare anche la tecnologia in un modo ottimo e a favore dell'elemento umano e soprattutto ha settato un livello di apprendimento più alto. Quindi questo ce lo teniamocelo quando adesso ritorneremo comunque anche a lavorare in presenza e a poterci diciamo riconnettere con delle modalità del passato. E andrei avanti proprio per dire anche quindi smart working è cosa? Smart working come sistema, smart working come persona al centro, smart working non solamente come sapere utilizzare le tecnologie bene o possedere delle tecnologie all'avanguardia. Sì, certo, la tecnologia abbiamo detto è abilitante, se non sappiamo utilizzarla non riusciamo a calarci o comunque a lavorare in modo ideale in questa modalità e vedremo anche che usare la tecnologia in modo efficace significa anche riuscire ad utilizzarla per creare una nuova dinamica di team e di relazione, quindi non è semplicemente un utilizzo fine a un fare qualcosa, è un utilizzo anche che aiuta a creare meno distanza e questo è sicuramente un elemento importante di questa modalità di lavoro. Sicuramente c'è il discorso del lavoro non solo in ufficio, ma c'è anche il lavoro in ufficio e in altri luoghi, quindi smart working non è solamente lavoro fuori casa, lavoro in un bar, lavoro in una spiaggia, lavoro in vacanza. Smart working significa lavorare in tanti luoghi diversi secondo delle modalità consone, per cui anche qui occorre un pochino fare attenzione a non rimanere un po' legati a delle idee o dei concetti.
e sicuramente c'è un discorso di utilizzo corretto dell'ambiente, il fatto della luce, il fatto di avere il tavolo giusto, il fatto di sapere quando fermarsi per fare delle pause e di non rimanere magari chiusi dentro a questa, come dire, ruota, no? Dell'online che a volte ci tira dentro e ci fa lavorare con meno consapevolezza di quello che al nostro corpo occorre. Quindi smart working è veramente imparare a lavorare in un modo diverso, ma è ancora molto di più e io andrei ancora avanti nella prossima slide, perché lo smart working di fatto è veramente un cambio di paradigma importante relativamente a come si lavora e dove si lavora. Significa veramente che smart working non è più legato a dove faccio il lavoro, ma a ciò che faccio. Questo, che sembra una frase molto semplice, ha in realtà in sé delle implicazioni molto importanti, quasi filosofiche direi, e infatti significa andare oltre al paradigma del lavoro e sono produttivo e porto un risultato solo se sono in un determinato spazio, in un luogo. Qui la relazione spazio-tempo cambia, ma nel cambiare la relazione spazio-tempo cambia anche proprio una modalità di concepire il lavoro, cambia anche e non solo da parte della persona, anche da parte dell'organizzazione. Significa lavorare veramente più per obiettivi, guardo più dove devo arrivare e poi sono io che ci arrivo e che mi organizzo per portare ciò che occorre, quindi portare il risultato. E anche questo sembra estremamente semplice, ma soprattutto nella realtà italiana non è così, così diretto e così automatico. È proprio una concezione di lavoro differente. Di cambi di paradigma sul lavoro ne abbiamo attraversati tanti. Chi è della mia generazione? Io nasco alla fine degli anni 60, quindi ho vissuto un po' quello che è stato il cambio di paradigma dei miei genitori, ad esempio, no, che avevano l'idea del lavoro fisso per tutta la vita. La mia generazione ha fatto i conti con un qualche cosa di molto differente, quindi non il lavoro fisso per tutta la vita, ma tanti lavori anche diversi, e il fisso per tutta la vita l'abbiamo veramente perso. Ora significa andare ancora avanti in questo, come dire, flusso evolutivo del concetto del lavoro, e ossia staccare il lavoro da uno spazio e da un tempo. E quindi significa anche trovare degli altri ancoraggi a cui fare riferimento, a cui attaccarci. Nella slide successiva abbiamo voluto riportare una definizione dello smart working. Sì, sono tante parole, ma ci sono alcuni termini che poi sono veramente dei concetti che sono significativi ed importanti per entrare nell'ottica e nella filosofia dello smart working. Quindi sì, è un nuovo approccio al modo di lavorare e di collaborare soprattutto, perché paradossalmente il fatto dello smart working, il fatto di entrare in un'ottica di flessibilità e di autonomia, significa ugualmente creare delle modalità ancora più solide e ancora più in un certo senso definite di collaborazione con il proprio team o col team o comunque col team di progetto. Quindi si tratta veramente di rivoluzionare anche la modalità di lavoro da un punto di vista di regole, modalità, relazioni soprattutto. Chi dà flessibilità e chi prende autonomia. Anche questo è un discorso molto, molto delicato, perché significa che l'azienda deve essere in grado di dare flessibilità alle persone se porta avanti una cultura del lavoro che è ancorata nello smart working, e la persona allo stesso tempo ha bisogno di sviluppare quelle abilità e quelle capacità e anche quegli strumenti che le permettono di lavorare in autonomia. In autonomia sia di spazio che di tempo, per cui è proprio una rivoluzione culturale. Prima di tutto lo smart working
prima ancora di essere una rivoluzione digitale, è sicuramente una rivoluzione culturale. C'è, come diceva anche Luca che ci ha preceduti, la necessità proprio di rivedere il mindset delle persone e di dare nuovi ancoraggi, dare nuovi punti di riferimento e di ragionare insieme su che cosa significa per me, come cambia per me il modo di lavorare. Se andiamo appunto avanti... Simone, vediamo... ti interromperei con una domanda prima di andare avanti, che poi forse ti apre lo spazio a quello che dici, perché abbiamo visto che cos'è, cioè a me, però adesso la domanda che a tutti penso stia venendo, che viene in primis anche a me, ok, ma come facciamo a fare questa cosa qua, no? Cioè, voglio dire, come cambiano le cose concretamente nel nostro modo di lavorare, ecco. Beh sì, in effetti poi queste sono tutte, diciamo, dalla teoria poi alla pratica, perché poi è lì che effettivamente nasce, no, la parte interessante dell'adottare questa nuova filosofia. Allora, c'è un punto molto importante, che è questo. Se veramente andiamo in ottica di lavoro, smart working, allora significa che l'organizzazione ha bisogno di preparare il terreno e di mettere in atto quella che abbiamo chiamato una nuova alleanza tra organizzazione e individuo. Dietro a questa nuova alleanza ci sta tanto, perché questa è veramente una piccola rivoluzione. È chiaro che è una piccola rivoluzione che assume le dimensioni coerenti con il tipo di organizzazione in cui questa piccola rivoluzione avviene e con i tempi che occorrono. Ma l'importante è che è proprio una nuova alleanza. Nuova alleanza cosa significa? Significa prima di tutto che si passa da un paradigma di controllo, e qui andrei anche avanti, quindi da un paradigma di controllo, cioè il controllo della persona, il controllo fisico, vieni in ufficio, controllo se ci sei, quello che fai, il controllo di quello che stai facendo. Insomma, le nostre relazioni di lavoro sono molto ancora legate al concetto del controllo. Chi guida, guida, ma controlla anche tantissimo. E in un'ottica invece di smart working questo non può proprio più avvenire, ma non sarebbe funzionale, sarebbe come mettere insieme degli elementi molto discordanti. Si tratta quindi di portare l'azienda, portare le persone in tutte le posizioni che le persone occupano alla capacità di esercitare e acquisire, quindi accogliere, il concetto della fiducia. Una fiducia che si basa su, che è un po' come uno sgabello a tre gambe. Quindi essere in grado di coltivare e di riconoscere quella che è la fiducia nelle competenze delle persone, quella che è la fiducia nella sincerità, quindi io quello che ti dico effettivamente faccio, e soprattutto della sincerità nel tempo, che è l'affidabilità. Sono tre elementi molto molto importanti, e allora sono degli elementi che hanno anche bisogno di vivere in una dimensione quasi di invisibilità, perché non ho più la persona sempre lì sotto l'occhio vicino a me in ufficio. Queste diciamo dinamiche sono più forse facili da vedere in certe realtà grandi, multinazionali o start-up o realtà più tecnologiche, ma in tantissime realtà, diciamo, della nostra struttura, soprattutto imprenditoriale italiana, non è così semplice. Abbiamo ancora molto bisogno del controllo fisico, della presenza fisica, e quindi questo veramente è un po' un salto quantico che si richiede di fare alle organizzazioni. E di fatto con lo smart working l'organizzazione è veramente proiettata verso nuove modalità di collaborazione. E è vero che essere nello smart working significa comunque alternare giornate in ufficio e giornate fuori ufficio, quindi comunque la dimensione di uno spazio e di un contatto è parzialmente preservata. Parzialmente, perché comunque cambia anche quello che è il ruolo dello spazio d'ufficio, cambia il ruolo che giocano i colleghi. Se ieri
ieri e oggi, non so bene più come posizionarci in questi grandi cambiamenti che stanno avvenendo, e c'erano comunque tutti questi canali informali di relazione, di scambio di informazione, di contaminazione, ad esempio alla macchinetta del caffè, il fatto di incontrarsi nel corridoio, di incontrarsi ai tornelli quando si entra o si esce, o il momento del pranzo, tutti momenti che aiutano non solo ad alimentare queste relazioni, le relazioni proprio tra persone, ma sono anche dei momenti molto molto preziosi di scambio, di conoscenza, di esperienza. Sono quegli scambi informali che molto spesso sono alla fonte proprio dell'insight, no? Quindi della creazione di qualcosa di nuovo. Ora, tutto questo va un po' preservato. Roberto, dicevi qualcosa? Scusa, ti chiedevo, siccome tra l'altro stiamo andando un po' lunghi, dovremmo essere anche partiti un po' dopo, ti chiederei di completare con un'ultima domanda che ti faccio, che è: tutto quello che tu stai dicendo richiede sicuramente un cambiamento non solo nel modo di lavorare delle persone, ma immagino anche in chi imposta il modo di lavorare, in chi lo gestisce, chi lo fa crescere, cioè parliamo di leadership. Possiamo magari concludere con questo tema e poi lasciare spazio? Sì. Concludiamo con la ciliegina sulla torta, assolutamente, se vuoi puoi passare alla prossima e così chiudiamo, e cioè significa chiaramente cambiare, portare avanti e credere, prima di tutto occorre credere in questo tipo di cambiamento, e questo significa che l'input deve partire sicuramente dall'alto e deve essere comunicato in modo molto trasparente a tutta l'organizzazione. Se lavoro in smart working te lo dico e ti dico anche che cosa significa, ma poi significa anche dare spazio e formare un management ed una leadership che sia più ispirata a quelli che sono i principi del coaching, che è la leadership più classicamente intesa. C'è anche un elemento, quindi diciamo una capacità di ascolto, di supporto, di accompagnamento, una capacità di identificazione dei talenti e delle abilità delle persone e un aiuto ancora più chiaro nel metterli in gioco in questa nuova modalità. C'è sicuramente la cultura dell'errore che ha un ruolo fondamentale in tutto questo, e diventa veramente essenziale la chiarezza nel fissare gli obiettivi, nel trasferire il contesto di riferimento. Insomma, si tratta veramente di creare un dialogo molto forte tra azienda e individuo, e sicuramente il management e i leader hanno un ruolo focale in tutto questo. Cioè, lo smart working può diventare un momento di change management, di evoluzione culturale di un'azienda, dove tutti, indipendentemente dal ruolo che occupano, sono chiamati a mettere in gioco la loro responsabilità, ossia la loro abilità a rispondere ad una nuova sfida. E con questo concludo, direi. Sì, direi che abbiamo anche preparato una sintesi, poi comunque nelle slide sono a disposizione. Infatti. Di fatto, direi abbiamo toccato un po' dei temi, bisognerebbe tutti approfondirli per ore, no? Ovviamente, come diceva già anche Luca Sancricca all'inizio della sua presentazione, diventa difficile sintetizzare. Però io direi grazie a te Simona, grazie a voi per averci ospitati qua. E a questo punto lascerei la palla a eventuali domande e al proseguimento dell'evento. Grazie Simona, grazie Roberto. Penso che ovviamente se ci sono delle domande in questo momento siamo qui per rispondere, altrimenti lasceremo poi i nostri riferimenti. Credo anche Chiara che poi potrà eventualmente metterci in contatto con chi avesse qualche domanda, e saremo poi lieti di rispondere anche in un momento successivo. Avrei io una domanda, in effetti. Certo. In breve. Ora mi mettevo un po' nei panni anche delle persone che fanno parte della platea di oggi, che, se ho ben capito, una buona parte sono professionisti, quindi non necessariamente fanno parte di grosse organizzazioni, ma magari di più piccoli uffici, qualche freelance, eccetera. Ma questo cambiamento culturale immagino sia... sia presente anche a livello di fra clienti e fornitori, cioè anche nella relazione fra clienti e fornitori ci può essere questo cambiamento di paradigma di cui Simona parlava? Sì, assolutamente sì. Allora, è un cambiamento di paradigma enorme, che addirittura mi verrebbe da dire riguarda proprio il sistema paese.
in un certo senso. Sicuramente si innesca in tutte quelle che sono le modalità di come dire, lavoro, quindi all'interno dell'azienda, ma anche tra azienda e fornitore e viceversa. Provate a pensare a un'azienda che entra in un'ottica di smart working, in che modo potrà interagire diversamente con i propri consulenti piuttosto che business partner, ma ugualmente chi come noi è libero professionista e interagisce con delle realtà oggi è portatore sano, prima di tutto può avere un bel ruolo, perché può portare veramente il modo di lavorare in smart working sano, funzionale. Possiamo avere un ruolo di ambasciatori importanti e sicuramente noi stessi, che già viviamo in una sorta di più che smart working, proprio remote working, è quasi naturale, direi, a noi stessi possiamo guardare a questo nostro modo di lavorare in un modo ancora più diverso, maggiormente integrato anche con quello che accade all'interno dell'organizzazione presso la quale prestiamo il nostro servizio. Cioè, il punto è che veramente noi in un certo senso abbiamo la possibilità in questo momento di spingere ancora avanti ulteriormente questo tipo di cambio di paradigma. Lo possiamo rendere veramente anche più facile e possibile per i nostri interlocutori. Non so se ho risposto e non so se Roberto vuole aggiungere qualcosa, perché noi ci troviamo proprio in una fase di questo tipo con alcuni nostri clienti. No, devo dire che di fatto quello che sta succedendo, noi fino a poco tempo fa vendevamo molto facilmente soluzioni tecnologiche di innovazione per fare quello che si chiamava smart working, e facevamo molta fatica a convincere quelli che partivano dalla tecnologia a metterci dentro i progetti anche il fattore umano, no? Che in fondo è un po' la mission della nostra Red Dream, quella di mettere insieme le due cose. Però si faceva fatica. Adesso questo, da un certo punto di vista, diventa più facile, perché le persone hanno sperimentato cosa vuol dire fare remote working in modo tecnologico e cosa ci perdi dal punto di vista umano. E quindi questo, secondo me, anche nel rapporto col cliente è importantissimo, perché quando tu ci lavori in queste modalità lui capisce molto meglio, è molto più facile far percepire l'esigenza che c'è di fare questo salto passo avanti anche nell'organizzazione, nel modo di lavorare, nei rapporti, ecco, questo sicuramente.